bambino mi manca tantissimo, perché c'era questo modo burlesco e giocherellone di affrontare delle opere, e quindi giocando si riuscivano a fare delle cose dignitose, ecco, insomma, perché poi, ripeto, il doppiaggio, ecco, dice anche Mario, è una traduzione, e quindi è qualcosa che dobbiamo fare per fare meno danni possibili. Soltanto sono cose che sono state dette e ridette, ma l'importante di questo incontro credo che sia anche il fatto della scuola, di come insegnare, di saper insegnare. Non tutti i grandi nella storia di qualunque cosa, come è stato il calcio, come è stato la pittura o la scrittura, non tutti i grandi hanno la capacità di poter insegnare. Perché ci sono delle persone che hanno lavorato umilmente e senza grandi riconoscimenti, che magari sono molto più portate per insegnare. È fondamentale saper ascoltare, saper farsi ascoltare e mettere a riuscire a carpire il talento o comunque la buona volontà di questi ragazzi, che sicuramente ce la mettono tutta. Io, ad esempio, se capita la casalinga di Potenza, arriva a 63 anni e vuole fare doppiaggio, io lo sconsiglio, cioè può fare un incontro, ma insomma poi è sconsigliabile. Purtroppo ci sono alcune scuole che invece prendono tutto, chiedono delle cifre esorbitanti, e questa è una cosa che veramente andrebbe combattuta, perché se noi vogliamo che questo mestiere non diventi poi proprio una voce automa, e quindi poi alla fine si riuscirà a farlo col computer, perché se non riusciamo soprattutto a tirare fuori l'anima delle voci, perché una voce può essere una voce perfetta, giusta, impostata giusta, senza inflessioni, senza cadenze, va a sinche in una maniera meravigliosa, ma è soltanto una voce, il doppiaggio muore, questo è il discorso. Quindi bisogna difendere questo mestiere dando anche tanto, cioè dando tanto, non basta il sindacale, non basta andare alle gire, appoggiarsi e fare, bisogna dare tanto, faticare, soffrire, e questo perlomeno è il mio modo. Poi ce ne saranno tanti altri sicuramente funzionali e vincenti, però il mio modo è questo. Quindi quando riesco a crescere qualche ragazzo sono felice perché vedo che hanno un'opportunità.